il male rende schiavi. E quanto avviene nella vita di Erode, che sebbene potente e prepotente, risulta essere vittima dei suoi stessi peccati. Dal Vangelo secondo Marco. Il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta come uno dei profeti. Erode è simbolo in questo suo racconto di colui che è schiavo di se stesso, del potere che esercita e di tutte le sue paure. Queste sono tutte conseguenze del suo essersi allontanato da Dio e dall'amore per i fratelli. Viene informato di questo nuovo predicatore di nome Gesù. Come spesso accade, in molti esprimono delle opinioni, ma Erode viene colpito dal paragone con Giovanni. La presenza stessa di Gesù risveglia in Erode tutte le sue paure e riporta a galla il tormento per quanto ha fatto nella sua vita. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: «Quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto». Erode fa sua la spiegazione a lui più vicina, sente che quanto ha fatto in qualche modo ritorna. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Erode aveva fatto arrestare Giovanni, che lo aveva pubblicamente rimproverato per le sue scelte. Giovanni aveva semplicemente detto la verità, accusando Erode della sua condotta. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva. Giovanni, accusando Erode, allo stesso tempo accusa Erodiade che, sposando Erode, vuole accrescere il suo potere. Quanto è difficile accettare la verità se si sta nell'oscurità. Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. L'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Erode vive un forte turbamento, riconosce in Giovanni un'autorità, ma allo stesso tempo lo vede come una minaccia. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i propri alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Erode si circonda di persone che non possono che osannarlo, persone interessate ad avere la sua approvazione, ma allo stesso tempo è sempre Erode che dipende da queste persone per ricevere stima ed elemosinare affetto. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Erode si lascia sedurre e cerca di conquistare, o meglio comprare, l'affetto di questa ragazza. È disposto a svendersi per avere un po' di amore. Questo ci dice la povertà che si porta dentro e poca stima in ciò che è rispetto a ciò che ha. Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». La ragazza, assieme alla madre, vuole la testa di Giovanni Battista. Pur potendo chiedere qualsiasi cosa, chiede la morte di una persona. Ritiene che togliendo di mezzo Giovanni le cose si sarebbero risolte e altri non avrebbero osato mettersi contro.
la vita di una persona è messa su un piatto e sacrificata per ottenere vendetta. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto, e subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. Sebbene sia potente, Erode è qui vittima di chi ha attorno. Questa immagine di Erode ci ricorda come il peccato ci porti a perdere la libertà. Erode, per non perdere la stima, preferisce uccidere una persona. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Tutto va verso un trionfo del male e la tragedia rivela se stessa. Giovanni viene ucciso per una scommessa e un giuramento orribile. Occorre quindi che ritorniamo all'inizio del brano e ripensiamo al turbamento di Erode davanti a Gesù. La soluzione che Erodiade ed Erode pensano di aver ottenuto in realtà ha portato Erode in una condizione peggiore della precedente. In generale, il peccato è la risposta sbagliata ad una paura, alla ricerca di felicità. Il peccato si maschera da soluzione semplice e rapida che però rivela ben presto il suo inganno. So riconoscere i miei errori davanti a me stesso e gli altri.